Ciccio Riccio, Ciccio Riccio, ovunque con te. Il sole bacia la mia schiena, mi sveglio che lui dorme ancora. Dal vino rosso ieri a cena, a casa sua è meno di un'ora. Hai preso la mia mano e hai detto fai piano, svegli il vicino e poi sul divano. Mi strette i polsi e mi guardavi, lo sapevamo già che sarebbe finita così. Mi rivesto e vado via da qui. Amici di Ciccio Riccio, un piacere rincontrare Anna Tatangelo che è qui con noi. Ciao Anna! Eccoci qua, ciao, come stai? Bene, bene, noi stiamo benissimo e vedendoti siamo ancora meglio. Grazie mille, sei, ti ospito virtualmente a casa mia oggi. Ecco, vedi che siamo praticamente a parlare di musica. Noi sai che amiamo parlare di musica. Questa svolta l'abbiamo colta al volo, perché ci piace molto, perché ci sono dei linguaggi nuovi, no, nel 2021. Grazie. Che però devono essere in coerenza con quello che è stato prima. E tu sei coerente sempre, no? Beh, ci provo, nel senso sì, che sì. Tutta la parte musicale è la conseguenza di un cambiamento ovviamente personale, quindi di crescita, perché non sono più una bambina, non sono più una ragazzina, quindi si cresce, si sperimenta e fortunatamente la musica mi aiuta tantissimo ad esprimermi, quindi anche in questo nuovo, in questa nuova Anna c'è tanto di me. Sono felice di aver trovato un team che riesce a tirar fuori appunto questa anima diversa, ecco. Fai conto che tra noi è chiusa qua, devo restarti lontana, ma forse già lo pensi pure tu, che io e te non ci vedremo più. Non dovrà saperlo mai nessuno, cambia le lenzuola che c'è ancora il mio profumo. Spero che stanotte non mi abbia visto qualcuno, le foto e i messaggi sulle phone cancella tutto. Un linguaggio nuovo con la stessa anima di sempre, come ti abbiamo conosciuto. Cioè, Anna, ma sempre ragazza di periferia. Guardandoti, ecco, ritornando un po' alla ragazza di periferia, per un attimo, apro e chiudo parentesi, mi ricordo il Ciccio Riccio in Tour con te, i vari Ciccio Riccio in Tour, e la prima volta avevi questo, che cos'era, un giubbottino giallo, e una ragazza forse un po' spaurita se vuoi, ma che poi ha tirato fuori questa voce, questi occhi, sto sorriso che davvero hanno creato poi questa sintonia con Ciccio Riccio sempre e da sempre, no? Grazie mille, io è sempre un affetto che anno dopo anno si è sempre confermato, mi avete sempre fatto sentire a casa e di questo vi sono grata, assolutamente. Giochiamo un po' con la musica, se tu fossi un programmatore musicale, se Ciccio Riccio fosse tua. Allora, ti affido Ciccio Riccio, Anna. No, anzi, Ciccio Riccio fa tanto, tanto per la musica, non ci allarghiamo troppo col discorso, però... amate la musica italiana, la sostenete senza fare distinzioni, senza nessun preconcetto, e questo vi si deve, ecco, in qualche modo. Quindi se fosse mia continuerei a fare quello che fate, perché lo fate bene. Trasversale, no? Dici, prendiamo tutto. Molto, molto trasversale, non solo le cose che vanno in voga o del momento, il genere che va, perché va su Spotify o su altre cose, quindi amate gli artisti, amate la musica, e questo traspare in ogni cosa che fate, da anni oramai. Meglio chiuderla qua, no, perché lo so come andrà, lo so che poi uno di noi due si fa male, pensa alle nostre facce sul giornale. Stare fra me e te, fra me e te, fra me e te, questa cosa, fra me e te, fra me e te, fra me e te, deve stare fra me e te, fra me e te, fra me e te, deve stare tra me e te, ormai 37 anni, Anna. Ci tenevo a incontrarti proprio per questo, perché noi tra poco festeggiamo 37 anni di ininterrotta attività con i nostri dipendenti che hanno un contratto a tempo indeterminato, che è una cosa, devo dire, una rarità, no? Essere sul mercato. Questo periodo soprattutto. Questo periodo che è forte. Tu come vivi questo periodo di Covid con le paure, le angosce che abbiamo tutti? Come li superi? Sempre con la musica?
Ma sicuramente la musica mi aiuta tantissimo, perché appena mi sveglio nel mio quotidiano, quando sto sola, quando sono qui a sistemare casa, piuttosto quando ho le cuffie, mi metto lì con la musica, mi aiuta tantissimo. Però è difficile, è un momento difficile, cui non bisogna buttarsi giù, perché ovviamente spaventa il non sapere cosa accadrà, spaventa il fatto di non avere un sostegno da parte appunto della politica, quindi è un po' una situazione difficile, però siamo combattenti di natura noi italiani, quindi in qualche sì. modo sicuramente ce la faremo, bisogna avere un po' di pazienza. Ne poi abbiamo avuto tanto a sto periodo. Sì. Bisogna avere poi nelle difficoltà noi tiriamo sempre quella... Sempre fuori il meglio. E tu sei un'italiana, eh? Perché tu tiri sempre, fiera, tu tiri sempre la forza nei momenti più difficili, anche risposto agli haters. Tu sei una donna che è diretta, no? nelle sue cose. Questo ci piace sempre e da sempre. Tra poco giocherai anche tu con la musica? Sarai un giudice? Sì. Di Alto Gadernau. Trasmissione bellissima, Anna, bellissima. Perché Talent è un percorso, perché... Sì. Ci sono tanti ragazzi, tante ragazze che comunque ci raccontano la propria storia, quindi entri nelle storie, nella vita della gente ed è una bella esperienza, un'esperienza diversa dal talent, talent show come X Factor o quant'altro, e devo dire che è un'esperienza veramente bella. Poi una bella squadra, Michelle che è il nostro capitano, sì, un capitano sulle labbra e sempre, sempre voglia di divertirsi. Devo dire che abbiamo fatto delle cose, dei numeri, io e lei, sì, tipo televisione ai tempi, capito? Mille luci, esatto. Mille luci, che non bello. Volevo nominare Mira perché è un azzardo, però ci siamo divertite tanto, abbiamo con cantato, noi... ballato insieme ed è stato bellissimo, poi con... vedrete in queste settimane. Sì, sì, assolutamente, poi mi piace quella cascata di voci che cantano tutti insieme, quindi mi sembra proprio di... un programma positivo, un programma allegro, un programma... giusto, ecco, giusto, senza la polemica ci sta, però senza andare lì proprio nel puntiglio e stare lì tutta la puntata, basarsi solo su quello per fare audience. I get those goosebumps every time che mi sta intorno, se rimani già lo sai che poi non mi viene sonno, mi hai visto che sono online. E cosa fai se stai solo, dove vai? Quando esce non ci sono, tu mi dici torno presto. Però torni all'alba se ti dico dove sono adesso. Dimmi cosa cambia. Lei ha bisogno di qualcuno che la ama. Fra mi sa che ho fatto il passo un po' più lungo della gamba. È un po' che ci conosciamo. Mi dici che sono strano, solo perché non ti amo e non ti chiamo. Sono un lupo solitario, c'ho il cuore in vano. Che cosa farai nei prossimi giorni, nel prossimo periodo, a proposito di musica? Ma guarda, sicuramente... Frammette, ecco. Il piano promozionale di questo singolo un po' cambierà, questo è inevitabile. Però la musica non si può fermare, quindi sicuramente nei prossimi giorni cercheremo di promozionare questo singolo, e comunque dietro c'è un lavoro importante. Sai bene che quando mi espongo come cantante, come artista, alla fine dietro di me c'è tanta gente che lavora in studio, musicisti, fonico, autori, quindi c'è veramente un gruppo a cui bisogna dar conto, e non bisogna appunto mollare o stare giù perché la situazione è questa, ma bisogna rimboccarsi le maniche e comunque continuare a fare quello che amiamo fare, ossia la musica, anche se è un settore che mai come in questo periodo viene penalizzato. Già, molto, molto. Hai da fare i primi di marzo? I primi di marzo? Che c'è il primo di marzo? La festa della donna? No, pensavo qualcosa che insomma ti riportasse a Sanremo. Ah, oddio. Non lo so, ecco, in questo momento non è... Non vuoi programmare, vero? Hai ragione. No. Hai ragione. Sto studiando il disco. Ecco. Dico sempre che a chiusura disco, nel momento in cui c'è un pezzo in cui devo raccontare qualcosa e dire qualcosa, il palcoscenico dell'Aris mi ha dato tanto, quindi sicuramente potrebbe essere una vetrina importante per me, come lo è sempre stata, però al momento ti dico di no. Poi okay. Non so, magari tra un mese esce fuori un pezzo adatto e che ne so. E come stai scegliendo le perle di questo album sul quale stai lavorando? Qual è il mood che comunque lega le canzoni una all'altra? Per esempio, noi abbiamo ascoltato due pezzi abbastanza, come dire, in linea, non
proprio con la tua discografia, ma comunque in linea con il mood, cioè essere diretti, di essere sprontati un po' sprontati. Ma, perché... un po' ci vuole, i miei compagni di viaggio sono così e io li amo per questo. Poi ovviamente non mi snaturo perché sono sempre io, quando parto con le prime note si sente che sono io e non faccio cose strane. E, niente, io penso che la musica, nel momento in cui parte, nel momento in cui c'è questa simbiosi di testo, voce e musica, diventano dei piccoli diamanti inevitabilmente. Poi c'è qualcosa che ti colpisce di più, qualcosa che ti colpisce di meno, però quando trovi l'incastro giusto, nascono i successi, non solo a livello numerico, ma soprattutto a livello di soddisfazione, perché vedi che piace, ecco. Meglio chiuderla qua, no, perché lo so come andrà, lo so che poi uno di noi due si fa male, pensa alle nostre facce sul giornale, deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te, questa cosa, fra me e te, fra me e te, fra me e te. Anna, ti posso invitare a fare una cosa? Certo. Canta sempre, canta sempre. Quello sì, canta sempre, Anna. Canta, 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 perché l'artista che ha tantissime cose da dare. E poi, grazie, insomma, con un microfono e un'orchestra riesci a essere sempre un grande pezzo della musica italiana. Quindi grazie, grazie a te. Grazie. A prestissimo. E ti auguro ogni bene. In studio magari. Ma magari. Ma io vorrei condurre con te il programma, perché tu sei, perché no, quella persona sempre spriccicarella che ha sempre qualcosa di vero, quella che insomma racconta. Guarda, ho fatto tante cose, un programma radiofonico ancora no, però è una cosa che mi piacerebbe tanto fare, proprio per chiudere un circolo di esperienza. Ho fatto televisione, ho fatto un sacco di cose. Questa della radio è una cosa che potrebbe La prendo come promessa. Grazie. Grazie mille davvero. Grazie per questo tête à tête, questo fra me e te e gli ascoltatori di Ciccio Riccio. Grazie, grazie, ciao. Grazie. Ciao. Ciccio Riccio. Ciccio Riccio. Ovunque con te.